a Cerbero Bo. Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Dovremmo essere in live. Fare un complimento in particolare a Flame, che da quando ha aperto il canale YouTube in 3 anni ho visto un grandissimo sviluppo del suo seno. È tutto questo! Siamo qua tutti grandi uomini, questo è il gesto piacevole. Guerra tra falliti, virgola, non mi interessa! Se voi tre incontraste altri voi tre di un universo parallelo, cosa fareste? Un super Cerbero? Ma parlai sì? Sì! Che era sto cazzo? Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Hello! Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! 1001! La carica dei 1001! Esatto. Oggi! Che carica! Ok, io non l'avevo visto questo trailer ed è stupendo. E questo qui, e non è quest'ultimo, nulla ancora, è soltanto l'inizio del video che ci hanno preparato i nostri montatori di fiducia. A tutti i freebooter di YouTube, sì, montatori, freebooter, Jerry Biscotti, PGN, si sono messi insieme, hanno preparato un, diciamo, best of, ma è anche poco definirlo tributo, tale, diciamo. un tributo di mille durato. Anche i freebooter sono degli artisti, no? Sì, ma molti sono montatori, alla montatori esperti. Esatto, sì. Poi dura ovviamente molto meno del mio, dura un quarto d'ora, molto più montato, più ritmato, una cosa diversa. Lo vedremo a fine live, perché abbiamo molte cose di cui parlare. E partirei subito da questo bellissimo frame di Gianluca. Allora, intanto, youtuber eleganti che sembrano pedofili, verrai querelato. Io lo voglio mettere proprio nero su bianco. Ma che è nell'immagine? Una pagina bellissima. Doctor Wu? Sono diversi youtuber oltre a lei, Flame. Vediamo. Questa è una cosa scandalosa, comunque. No, dottor Vendetta. Io sono molto preoccupato. Posso dove risponde? Aspetta, perché è stato accusato. Sì, è stato anche accusato. Ora facciamo Luke, vedere una carrellata. No, è assurdo. Chissà Luke.
Hanno anche messo. Perché submission? Sottomissione. Nel senso che submission, che è un... Ti sottomette? No, 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 no? Si intende che è una aggiunta. Ma ti sottomette nella lore della pagina? Sottomissione nel senso ti, vi, ma è inerente alla lore della... Eh? È inerente alla lore della pagina. Ti sto spiegando! No, so io che te sto spiegando, tu. Ah, è inerente tutto. Alla lore della pagina submission, no? La lore della pagina c'ha una trama. Submission può essere che inerente a quello. Submission significa che stanno sottomettendo, nel senso dando un'immagine che la pagina ancora non ha pubblicato. Quindi, affinché la pagina la pubblichi in seguito. Ok. Questa è la spiegazione. Mazzola, ma questa parola contiene delle cose liberale, immaginabili. Sono dei suggerimenti di aggiunta. Esatto, sottomissione liberale. Okay. Alessandro, vabbè, Shai, comunque, non è proprio elegantissimo. Vabbè, questa è la sottomissione migliore, secondo me. pagina, vabbè, questa è la prima immagine che ha dato il via a questa pagina, ok? Dr. Vendetta. E faccio vedere altre, poi c'è la paraculata. Okay. No, no, no. Ma poi che sembrano ma poi non è elegante, ma cos'è? Ma che cappello di paglia. La cosa che fa ride, no, di questa pagina, che mi fa ridere, è che appunto ironicamente tu immagini queste persone che si stanno facendo una foto che conosci anche, però il fatto che stanno in questa pagina implica che mentre si stavano facendo questa foto pensavano a scoparsi i bambini. Questo è, per questo fa ridere. Fa ridere, sì, è abbastanza... Capisci per quale motivo sono costretto a sentire Vittorio? Eh sì, no, certo, cioè, assolutamente. Quindi porterà in tribunale questa pagina? Sì, porterò in tribunale questi bambini. Ridere, lui ha già pronto la paraculata. La ringa contro Mr. Sì. Flame. È calda. È calda, vedi. No, no. Grazie comunque per i sub, ragazzi. No. Hype train livello 3 intanto, zoom, attenzione, no. Post... che sta salendo a stecca. Incredibile. Vai de zoom, se fa lo zoom lei. Così non sfarfalla, ottimo. Ah, dire. Post contro più. Dove sì, rispondo a qualche commento e scrivo qualche considerazione. Ma questa è diffamazione. Okay. No, non lo è. Lo sarebbe stato se la pagina si fosse chiamata YouTuber eleganti pedofili. Il sembrare non implica per forza l'essere. Come un ragazzo dagli atteggiamenti più femminei può tranquillamente essere un etero pussy slayer. Quindi riguardatevi dal postare minacciare denunce o simil. Ricordo che posso sempre fare ricorso alla SN. Che è la SN? Non ne ho idea. Ok. Ma la pagina dice sembra, non sono. Appunto, sembra implica... Beh, questo l'abbiamo detto. Mi fai da editor, puoi mettere questo amico elegante? No, questa pagina è riuscita a raggiungere 2500 like in manco 3 giorni e ciò ha portato inevitabilmente alla viralità di questi post. Quindi chiedo a voi, senza nome, dicono, Saturday Night. Quindi chiedo a voi di starvene tranquilli, posterò un'immagine che ritengo adatta al thread della pagina. Detto questo, un saluto dal vostro doc di fiducia. Vabbè, spiegherà le stesse cose ai nostri avvocati, comunque ci sta, ci sta. Diciamo che è proprio al limite, non sono sicuro che lui abbia ragione, però... Ma perché? Cos'è? Non lo so. Cioè, ma questo è greve. Eh sì. No, non l'avevo letto. No, fa ridere, raga. Cioè, tutto un paurino. È abbastanza simpatica, dai. Spero che il doc non se la prenda. Ma no, ma è una persona... Aspetta, demo, chiamo. Chiamo un attimo. No. Cioè, l'admin di questa pagina mi sembra un ottimo argomentatore. Sì, è ufficialmente invitato. Perché senza fannomi, ma hanno in generale un po' un'aria viscidina. No! Vestiti eleganti. No, non dico chi. Qualcuno di quelli. Marco, un'aria viscidina. Marco, stai attento a quello che dici, ma che, non ho che detto viene licenziato. Nomi, In generale, alcuni... Se ve la pigliate per queste cose. Ma chi se l'è presa? Sta webcam sta del marino. Merda. Noi se siamo tagliati. Chiamo su WhatsApp. Ce ne sono diversi comunque. Sì. Giumbo Drillo. Li vediamo intanto. Giumbo Drillo. E sta proprio in una classe. In un'aula, tipo. Sì. Ah, cioè nel senso. Oddio, Sharkelle. Non so chi sia. Yeah. Però questo mi dà buone vibes, insomma. Buone in che senso? È andato via, Sharkelle. Possiamo uscire. Possiamo uscire. No, no. No, lui se no. Lui è un grande imprenditore. Non, qui non mi sembra un... Oh, oh. Doc, mi senti? Stiamo in live, ti avviso. Oh, ti volevo fare una domanda. Beh, innanzitutto dimmi, tutto a posto. Tu come stai? Che non ci sentiamo da un po'. Ti volevo avvisare di una cosa abbastanza scandalosa. Ci sta una pagina su Facebook che ti dipinge come un grandissimo pedofilo.
Ah, la madonna, addirittura. Sì, sì, allora cerca youtuber eleganti che sembrano pedofili. Cioè, la foto di un bambino nero con gli occhi spalancati che chiede se sei andato via. Che cosa brutta, adesso mi devo informare, allora. Grazie per avermi avvisato. Ah, tranquillo, per te questo è d'altro. Stai attento che le voci possono girare in maniera infame. Vabbè, prendi tutte le precauzioni possibili e immaginabili. Prevede anche queste cose, purtroppo. Cosa devi fare? Dai, dai. Vabbè. Un saluto. Un saluto. Tutti. Sì, sì. Ciao, ciao. 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 Bello, Doc. Ciao. Bisogna avvisarle queste persone, poverine. Cioè, la diffamazione non ha mai tregua nel web. No. Cioè, no, cruato. Un bambino. Vabbè, ma perché non mette Paolo Cannone quando abbraccia il ragazzino da dietro? Questo frame è perfetto, sì, raga. Per l'ironia macabra di questa pagina. No. Appare tipo, che ne so, il consulente della scuola elementare. No, no, ma sembra un principino da rabbia. No, io vabbè, voglio immaginarmi scene brutte. Dexter. No. Vabbè, Righini, Giovizi, in un campo di fiori. Guarda io. No! No, scappate! Zippo abbassata! Sì. Scappate, bambini, scappate! No! Ma che foto è, cioè? Non lo so, vabbè. Caverna di Platone. Perché ridi? Allora, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Caverna di Platone è un grande, io lo stimo un sacco. Questa è la classica posa gimmick finta, sì, dove cerchi di aggiustarti i polsini quando palesemente non è vero. Già aggiustati, capito? Sì, sì. Top gimmick. Tipo le pose alla The Rock. No! Ma poi tutto buio dietro, quando stava? Ma sta foto è del 2017. Ma nella caverna stava. Sta foto la ricordo. Per i sub. È vecchissima sta foto, è tipo del 2017. Ma dove cazzo stava qua? No, perché ma non lo so, era tipo una cosa fotografica che si era fatta lui, ma era vecchissima. Tipo ma sta in una caverna. Mangaga. Venite bambini, confidatevi. Che molti non li conosco, quindi... Ciccio Gamer, vabbè. Lui è normale. No, Ciccio Gamer sembra più l'invitato di un matrimonio dei Casamonica. Sì, pure un poliziotto anni 70. Oh, ma sembra tipo un... Lui sembra un russo di quelli, esatto, pericolosi, bravo, capito? Stavo per dire un membro della mafia russa. Pure un nichilista. Uscito dalla promessa dell'assassino. Sai di che Cronenberg. È sta cosa russa, no, con la capezza sopra? Vabbè, questo Luke è sempre top eleganza. Questo ride perché sta in una pagina piena di giocattoli. Sta nella stanza delle torture e dei piaceri. Vabbè, poi tu stai tipo in un, non so, che cazzo in un green screen. Ma sta foto, allora, sta foto sai come l'ho fatta? Era il video su Kevin Believe che mi aveva minacciato di morte. Ok. E io con il green screen dietro che c'era la chiesa ho detto dai faccio pure una foto e la metto su Instagram. No, sì, starporto tipo. No, lasciamo. Ma santo quanto era più grasso. Dorian B. Vabbè, di chiamare elegante questo, insomma. Vabbè, il cappellino. No, Kraus! Questo è troppo eleganza. Questo però, sì, mi dà creepy vibes. Questa foto. Sì. Però che io devo... non parlo più. No, ho capito, ma no. Lo sguardo. Ce l'ha un po' la James Bond. Io mi vedo tipo che scavalca e si lancia sopra una barca mentre va, capito? C'aveva, è arrivato lì, calcolato, la muta se l'è levata e c'aveva quella giacca. Lui è arrivato sott'acqua. Guarda, Marco, guarda. Che bombola. Quella bombola. Che vibe ti dà questa foto, vabbè. Marco? Allegra. Grande eleganza. Una vibe di grande eleganza. A me sarà che ogni volta che vedo quest'uomo nasce in me profonda allegria. Sì. Giuro. Ben grande. Vabbè, abbiamo la primissima foto di questa pagina che ha scaturito il tutto. Ce la siamo spulciata tutta, così adesso anche i nostri avvocati hanno più materiale possibile. Io penso che sia perfetto. Questa che penso sia la cosa più greve. Io non so, Doc, com'è che reagirà. Che succede, Simo? Eh? Che è? Perché c'è un download sul nostro computer? Cioè? Un virus? Per nessun motivo. Sta entrando un virus? Mettila sullo schermo là dietro. Sta qua. Ah, ok. No, ma prego. Abbiamo scelto il nuovo screensaver del Cebro. Devi cambiare la gamma, ovviamente. Nuovo screensaver del Cebro. Ma siamo sicuri che sia safe questa immagine? Sì. Vabbè.
E poi sta guardando Gesù. Facce cazzo, sta chiedendo aiuto. Sta chiedendo aiuto a Gesù, regà. Guardate, guarda che poetica. A Gesù, mi è andato via, dottor Vendetta. Aiutami. Nel nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. Ma io scelgo che sia con noi. Si erano ingrossati i nostri cieli. Che dottor Vendetta si è allontanato. Vabbè. No, già, la scavo. Brava, produce altri contenuti. Sì, un abbraccio Dubbi al Dubbi prova a pronunciare la schwa, ma sbaglia quando. Ci sarebbe un suono, quello che in linguistica si chiama schwa, ed è quel suono che sta fra la A e la E, più o meno. Hai ragione, ma... Il vostro... Parte! Volevi baciarmi? Rispetto per la schwa. Rispetto per la sua, io vorrei risentirla per apprendere meglio il suono. Il barra la barra vostro partner. Perché significa che... vostro. Vostro. Scusate, no, non mi esce, è un problema mio. Mamma mia. È un problema grave, ragazzi. È un problema linguistico e glottologico. Ah, attenzione. L'alza bandiera alla scuola allievi agenti di Alessandria. Beh, ma è una cosa gravissima. Falsa bandiera. Porto non me ne frega questi cazzi. Ah, no, questo è figo. No. Allora, vi ricordate che tempo fa? Interessante. Tempo fa parlammo di questa cosa. Sì. Della svolta progressista della Mussolini. Yes. Hanno fatto addirittura un articolo su questo, il Post, quindi lo voglio leggere. Dice che è una ragazza di sinistra. Oh, Madonna. La stella. E che ora, Marco, dovresti essere contento. Assolutamente, la Vediamo. Mussolini, guarda, è quello che ci serviva alla sinistra italiana. La sinistra italiana riparta da Alessandra Mussolini, però guarda che sarebbe un ossimoro potentissimo. Vabbè, se fosse tutto, cioè, se ne trovassi d'accordo sarei pure contento. Vabbè, ovvio. Però sarebbe anche la dimostrazione che si può imparare dal passato, dagli errori del passato. Sono quasi convinto che non mi troverò molto d'accordo con le idee di sinistra. Non è detto, Marco, ma è un cognome alla fine. Ma suoi o del nonno? Anche suoi, ovviamente. Oppure però... una grande lezione di come iniziare a funzionare sui social nel 2021. Se vogliamo essere un po' stronzi, sì, ma facciamo finta di vivere nel mondo della LGBTQ con i pony. Facciamo finta. Beh, il programma è questo. Sinceri, sì, insomma. Sì. Okay. Il programma è questo, piedi e controversia. Qual unicorno? Che unicorno hai visto, Marco? Ma dove? Ah, vabbè, arrivo. Intanto inizia a leggere. Alessandra Mussolini, ok, dice che è una ragazza di sinistra e che ora non è più in politica. Può sostenere il DDL Zana senza preoccuparsi di deludere il suo elettorato. Quindi è libera, ma è uscita dalle grinfie. Ma lei dov'è che stava in politica, regà? Beh, ovviamente ambito di destra, chiaramente. Che partito non... Beh, ha militato in vari partiti, ovviamente. Se non sbaglio, anche con Storace, può essere? Comunque... Boh. Tanti anni di militanza. Bello! Oggi il Cerbero è LGBTQ+, QR, PK. Anche sicuramente. Questa è la tavoletta. Bellissima, dato che sì, non so nuotare benissimo, ho comprato la tavoletta che più mi ha ispirato il fatto di comprarla, cioè l'unicorno. My Little Pony, non so cosa sia. Era bellissima e mi guardavano tutti al mare, sicuramente perché me la invidiavano. Voi immaginate Dubbi che sale una montagna, qua sta tavoletta e qua la palla di Minnie. Sempre con un unicorno sopra, oltre a Minnie. Sì, è il mio gusto estetico, mi piace esprimermi così. Comunque, allora, io non mi ricordo precisamente, ma sicuramente con Berlusconi. Forse anche con Fratelli d'Italia. Mm-hmm. Vabbè, quindi sempre partiti di destra. Quello sì, quello è in dubbio. Quindi questa è una novità, lei dall'oggi al domani Lucia ha dice fatto sì, questo? Però dico, lei dall'oggi al domani ha fatto questo oppure c'è stato un periodo di transizione? Noi politica? Ce ne siamo accorti subito perché il suo profilo Instagram trattino basso piano piano ha cominciato a subire questa mutazione. Io ricordo quindi, piedi. Quello... su quello siamo tutti d'accordo. Forse non ti sei concentrato abbastanza sull'aspetto politico, perché ti capisco. Stavo troppo concentrato sui piedi. Per me è stato difficile, capisco. Secondo me i post sui piedi sono arrivati intanto per grazie mille Pesal, per catturare l'attenzione. Sì. Poi ha fatto anche roba politica. Sì. Insomma, è tutto un po' di marketing. È salita anche sul carro del vincitore del DL Zan, vincitore, diciamo, del consenso popolare. Sì, vincitore, no. Del populismo. Ah, ecco, MSI, Alleanza Nazionale, PDL e Forza Italia, perfetto. L'MSI tutti. Addirittura. Mazzo. Sì. Vabbè, lei che cosa ha Movimento detto? Sociale Italiano. Lei ha detto, in particolare, era a favore del DDL Zan contro l'omotransfobia, gli ultimi mesi hanno destato qualche stupore. Ma fanculo, ma c'è scritto. Visto il suo passato da agguerrita politica di estrema destra. E siamo d'accordo. Mussolini ha detto che il DDL Zan è una legge doverosa perché è un semplice prendere atto di qualcosa che esiste già nella società. Ottimo. Che la sessualità è un fatto personale e anche temporaneo.
In che senso temporaneo? Che cosa voglia dire? Grazie, allora, mercanti di orecchie, grandi, per i sub. Grazie, orecchie, grandi mercanti. Bacione. E ragazzi, che allora, sono ieri, un attimo, voglio soffermare un attimo su questa frase. La sessualità è un fatto personale, qua siamo tutti d'accordo. È anche temporaneo. Ma perché lei sta a menopausa, non scopa più, e cazzo ne so. È solo quello mi viene in mente, la temporaneità. Sai qual è la cosa? Allora, cosa un po' breve, come se uno dovesse cambiare la sessualità in, che ne so, a periodi. Io un penso po'... che lei, come dicevo prima, sia salita su questo carro del consenso senza informarsi adeguatamente, quindi sta facendo un mischione tra preferenza sessuale, genere e cose di questo tipo. Cioè, tutte le battaglie, comprese quelle di DDL Zan, non si limitano a scopa con chi te pare. Magari sei innamorata, non lo so. Di una donna, dici, ah, può essere, però non l'uomo è, non è ovviamente questo è il punto. Cioè, il punto è che temporaneo sembra anche un po' brutto. Okay. Eh sì, perché sembra quasi una cosa per moda, che io magari oggi trans, mi piacciono poi, no, per appunto. Carità, nulla è permanente nella vita, magari una ragazza trans poi può tornare anche indietro e può cambiare nuovamente. Però è una citazione mozzata, sì, toccherebbe vedere la frase completa. La sessualità è un fatto personale, anche nel non ha senso. Che parlando con i suoi figli ha capito che l'orientamento sessuale non è nemmeno un tema, è come mettersi un abito che puoi cambiare, e a nessuno importa com'è. Ok, qua si capisce un po' di più, è come mettersi un abito che puoi cambiare. Io non voglio essere malizioso, dio cane, però sì, sembra effettivamente un po' ipocrita come cosa. Cioè, non è che mo, soprattutto dei giovani, mo oggi sono attratti dai maschi, domani sono attratti dalle ragazze. Così sembra un po' una depensata. Potrebbe, poi spero di aver capito male. Potrebbe anche. Sì, ma un discorso generale che non è azzeccato proprio col questa tema. Questa frase me non ha alcun senso, poiché ci sta scritto che l'orientamento sessuale è come mettersi un abito che puoi cambiare, ma è esattamente l'opposto. Cioè, questa metafora non la comprendo. L'orientamento sessuale ma non il puoi gusto cambiarlo. Sessuale. Ma il no, gusto. Appunto, il tuo orientamento è quello. Può non cambiare si può, perché tempo, cambiare, no, perché cambiare implica che sia una scelta. Un abito che puoi cambiare, tu scegli di cambiarlo. E quindi questa frase è profondamente sbagliata. E mi ha riportato in mente una cosa, Simone, che ne parlasti tu. Riguardante che era tuo fratello, mi sembra, no? Sì. Come è gay, però, capito, può cambiare, come era, no, tipo una cosa può, del appunto, genere, no? No? Che è una depensata assoluta. Certo. Sembra andare a braccetto, purtroppo, con questa affermazione. Io spero di sbagliare. Però è un'affermazione depensante. Ciao Don Vito, siamo Ciao, bene Vito. Tu? L'intervistatrice, la giornalista Silvia Nucini, le ha chiesto se avrebbe potuto essere una ragazza di sinistra, volendolo, e Mussolini ha risposto: ma lo sono! Sono una diversamente ragazza che ha fatto, diversamente vabbè, una, giovane, tipo. Intende sì, una signora. Che ha fatto battaglie nelle quali ha creduto, al di là dei colori, che non c'entra nulla con l'essere di sinistra. Mussolini non è più in Parlamento da quando non fu eletta alle elezioni europee nel 2019. Qualche mese fa ha detto che avrebbe lasciato la carriera politica. Nel frattempo ha partecipato ad alcuni programmi televisivi, in particolare, vabbè, sti cazzi. Prima mi preoccupavo di non deludere, capito? Ma lei poi è porta a porta. Personaggio televisivo l'ho sempre impostato. Sì, sì. Lottato perché, dice, per la libertà? Non ho capito. Dicevo, anche ai miei tempi lottavo per la libertà, relativo sempre all'LGBT, a questo si riferisce. Non la libertà no, sessuale. Non l'ha specificato, infatti. Okay, perché... Ma ricordo a porta che diceva meglio fascista che F-word. Sì, sì, mi ricordo. In diretta TV, quindi. Vero? Bella pensata, Marco, è vero. Questa cosa l'aveva detta in TV. Davvero? Sì, in TV. Ma quanto tempo fa? Manco parecchio. Troppo, nel 2006. Tipo. Beh, sono 15 anni fa. Vabbè, ho capito, non è che era il medioevo. Beh, no, diciamo però... i tempi di Cassano e tutta quella roba là, no? Quando era purtroppo più tollerabile assumere determinati linguaggi. C'era anche in TV. Meno consapevolezza, certo. Sì, ora Mussolini dice tutto. Che prima mi preoccupavo di non deludere il mio elettorato, era schiava dei suoi elettori. Adesso ciaone. Pure giovane, capito? Certe cose le ho sempre pensate, ma siccome ero pur sempre in un ambito politico non potevo dar loro spazio. Quindi ammesso che ha sostenuto... Fantocci. Allora, le cose sono due. O ha cambiato idea. O è stata disonesta per esatto. 30 anni. E secondo me sarebbe molto più accettabile come affermazione. Legittimo, ha cambiato idea. In positivo. Il mondo si evolve, si evolvono anche le idee delle persone. Quindi cioè, hai preso si per può il culo stare. Tutti i tuoi elettori, vabbè. Però non potrebbe essere adesso la presa per il culo, forse. Vabbè, forse. Non lo so. O 30 anni o adesso. Noi non lo sappiamo, una delle due sicuramente. No, certo, noi non siamo. Parlando di suo nonno ha detto: col mio cognome ho capito subito che ci dovevo convivere, quindi per convinzione, autoconvinzione, ho deciso che era un dato che dovevo rendere positivo, anzi di più esaltarlo.
sicuramente è un cognome ingombrante, in realtà uno ci si può anche staccare. Sì, ma non è come non è come se tuo padre è Ferrari, allora esalti il tuo nome Ferrari e va in giro con la Ferrari. Cioè, è Mussolini, è una cosa grave, capito? In anche realtà... illegale esaltare il nome di tuo nonno, paradossalmente, Sì, infatti al massimo avrebbe potuto benissimo dire vabbè, gli errori di mio nonno non devono ricadere su di me. Però posso giocarmi benissimo questa carta per cosa avere una carriera, cosa che ha fatto. In politica. Mo con la cosa politica che non è andata bene, con la televisione che non si sa com'è, ha pensato, mo mi metto sui social e assumo questa nuova identità, Top Liccardo Rosario. Mm-mm. Allora, raga, Angelo Greco sta incazzato come una bestia. Da oggi... chi si prende il Covid dovrà pagare. Sta avvelenato, sta. Che è successo? Un nuovo DPCM? Un disegno... Evidentemente non bastava la dichiarazione del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri di voler rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid per tutti gli over 40. Sileri, vi ricordo, ha detto che il governo potrebbe valutare l'obbligo di imporre il vaccino Covid solo per alcune fasce di età e per i soggetti più deboli. E questo, testuali parole del sottosegretario, per non rallentare ulteriormente il lavoro ordinario degli ospedali. In altre parole, il timore è quello di affollare ancora le terapie intensive, escludendo i malati gravi come quelli oncologici. Ora arriva una notizia ancora più forte che provocherà sicuramente uno scossone. In buona sostanza, detto in modo sintetico e senza peli sulla lingua, chi si ammalerà di Covid dovrà pagare. Pagare non una multa, non una penale, ma mezzo stipendio. Mezzo stipendio? Ma come mezzo stipendio? Beh sì, subito dopo la sigla vi spiego meglio di che si tratta. Cosa? No, spiegami meglio perché... Cosa significa? Spiegami meglio perché io potrei finire in una prigione cubana, Guardi. Vabbè, no, voglio, voglio sentire. Allora però iscrivetevi al canale e azionate della nostra legge. Sì. Vabbè, ho capito. La quarantena non sarà più considerata come malattia. A chiarirlo è stato proprio l'INPS lo scorso 6 agosto. Ma allora chi paga? Un'impresa. Aspetta, è questa. Questa è la legge. Il notizione è questo. La quarantena non sarà più considerata come malattia. Che significa la quarantena? Ah, come malattia. Se ti metti in quarantena. In malattia al lavoro. Secondo lui non ti pagano più lo stipendio. Come, sì, come giorni di malattia. Hai capito? Okay, quindi sì. Se io faccio, che ne so, un lavoro statale. Mi assento per 15 giorni per Covid e io perdo 15 giorni di lavoro, quindi sì, è me da stipendio. Però, sì. Scusate, Ecco come. Quindi spero per me non comunque, vale sta cosa. Spero che comunque citi precisamente le fonti e tutto, perché anche essendo vaccinati si può prendere il Covid e puoi andare in quarantena, anzi dovresti. Tanto Angelo Greco non è uno che parla a bandera, quindi voglio sapere, andiamo avanti. Sentiamo. Dirlo è stato proprio l'INPS lo scorso 6 agosto. Okay. Ma allora chi paga? Un'impresa parla di pasticcio normativo perché di fatto sarà scaricata sui datori di lavoro e rischia di essere un altro salasso a carico delle aziende. L'INPS non considera più in malattia chi è costretto alla quarantena per contatto con una persona positiva al Covid-19. Ma questa è una cosa gravissima. Perché? Ma che vuol dire? Cosa, ma che c'entra con i vaccini? Una follia, perché poi te costringono pure ad andare al lavoro, perché io non te lo pago, ma... allora vieni pure. Allora vado al lavoro col Covid, non io, lo dico. Io mo sto in difficoltà, vado e infetto tutti. Allora, mo ragioniamo un attimo. Le vacanze pagate o malattia pagata, no? Avvengono per determinati fattori. Il Covid, che è allo stesso livello della febbre, quindi che non dipende da te, dovrebbe essere pagato. Anzi, e qualcuno ti direbbe che scusami, è peggio della peggio febbre, perché può infettare gli altri. Lo paragona alla febbre, viene tacciato come negazionista. No, ma io il paragone l'ho fatto... Allora, non è che io sto andando in vacanza. Io sono stato impossibilitato da una cosa molto più potente di me, no? Ok? Sì. Che può essere paragonato alla febbre, se non peggio. Quindi è follia non ricevere retribuzione. Andiamo avanti, vediamo cosa dice. Parla di quarantena. Quarantena devi fare. Sei a rischio, allora, quindi. Quindi si parla di quarantena se hai il sospetto di essere contagiato e non la certezza. Non se però sei positivo. Tu la quarantena te la fai in ogni caso, anche se sei contagiato, cioè sia se sei contagiato sia se non lo sei. Quindi, facciamo un esempio: se io vado in vacanza quest'estate. Ma pure che vai sull'autobus, no, vai in un posto magari dove c'è stato un focolaio, eccetera. Ti devi mettere in quarantena. E se in quel periodo avresti dovuto lavorare?
Infatti lo stanno a scrivere in chat. La cosa è, come hai detto tu, è molto peggiore. Non se sei positivo, ma per qualsiasi quarantena. Intendono tipo anche quando torni da viaggi, che erano a rischio. Sì, sì, capito, esattamente come hai detto te, quindi è pure più grave. Tipo se io faccio, che ne so, sto a stretto contatto con una persona che ha avuto il Covid, io magari non ho il Covid, ma devo stare quarantenato e perdo i giorni di lavoro e i soldi. Se io convivo con una ragazza, lei ha il Covid, io risulto negativo. Certo, ma questo è un chiaro problema di amministrazione europea, penso, perché i giorni di quarantena obbligatori decidono gli altri stati se devi farlo o meno quando ritorni, o comunque se vai in determinati stati devi fare 14 giorni di quarantena, sì, però... no? Tipo se vai, che ne so, in Grecia, ma non mi ricordo, in Spagna, no? E se tu mi obblighi a fare 14 giorni di quarantena in quanto stato, ma non mi ricordo se è l'Italia o il paese estero che obbliga l'italiano a stare in quarantena, ma in chat sicuramente ce lo diranno. Ma in ogni caso, se io sono obbligato da un paese che fa parte dell'Unione Europea a stare a casa, è anche compito dello Stato coprire i giorni di quarantena e possibile contagio. Questa è una cosa, è un lavaggio di mani scandaloso. Lo Stato ti dice non sei obbligato a andare in Grecia. Certo, però il discorso è diverso, no? Però nel senso, io vado, spendete, fate girare i soldi, dice anche, no? L'Unione Europea, andate a viaggiare, no? Mo è fine agosto, quindi le vacanze sono quasi finite, no? Mettendo questa cosa, come hai detto tu, può essere pure una furbata, però può portare molto caos. Mo ti spiego pure perché è la mia, poi mi rispondete. Il fatto che hai detto tu e uno quindi non è più incentivato a uscire dall'Italia perché ti ritrovi in quarantena. Però se io so che sono stato a stretto contatto con uno che ha il Covid, so che se mi quaranteno perdo i soldi, lavoro, bla bla bla, che faccio io? Mi faccio il tampone come un coglione, non so positivo, non dico nulla e continuo ad andare a lavorare. Certo, perché la gente è ovvio che farà la paracula per non perdere soldi e giorni di lavoro. Quindi questo porterà a caos. Però d'altro canto saranno incentivati a non uscire fuori dal paese. Quindi è una mossa che per metà potrebbe anche essere giusta. Però in un paese come l'Italia, secondo me, porterà al caos più assoluto. D'altro canto, c'è pure il rischio di gente che pur di non perdere soldi andrà al lavoro anche... non sapendo, avendo un po' il dubbio se l'è preso o meno. Quindi magari c'ha la febbre, dice vabbè sti cazzi. Potrebbe essere febbre normale. Vabbè, vediamo. Mezzo stipendio. Finiamo il video, dai, vediamo. Qualche amico che era obbligato a fare la quarantena perché tornava dalla Grecia e nessuno l'ha controllato. Quindi, cioè, poi si è fatto il tampone, ma poteva pure non farlo. Sì. Sì, alla fine, non è che ti controllano. No, ma più che altro già è pure, c'è il panico come è pure uno scam chiaramente annunciarlo a fine agosto, se è una notizia. Sì, cioè, una già programmata le vacanze. Liberi tutti, Ferragosto, boh, botta finale, mazza, IMPS, proprio infami. Vabbè, ma ovviamente ma rappresentano l'agenzia delle entrate, ma di chi stiamo a parlare? Stiamo a parlare proprio del girone infernale sulla terra proprio, dei demoni. I demoni, se voi andate all'IMPS vedete i demoni. Champerd. Pratica, chi si ritrova a casa in isolamento potrà perdere fino a metà dello stipendio mensile dal momento che si possono fare fino a 14 giorni di quarantena. Il presidente dell'Istituto Pasquale Tridico ha chiarito in una nota che il legislatore non ha previsto un nuovo stanziamento per prorogare la tutela della quarantena. Il lavoratore che si è posto in isolamento fiduciario perché è venuto in contatto con una persona positiva al Covid-19 deve considerarsi in aspettativa o in sospensione non retribuita. Risultato, il lavoratore prende 2 settimane di ferie o si trova lo stipendio dimezzato. Dunque ora ammalarsi di Covid ha un nuovo effetto collaterale, non la perdita dell'olfatto, del gusto, ma un grosso danno al portafoglio, perché adesso se prendete il Covid pagherete voi. Restare a casa in quarantena per colpa del coronavirus o perché siete stati a contatto con una persona contagiata non viene più considerato come malattia del lavoro. Ma infatti i 14 giorni di quarantena te li devi fare pure se vai a contatto con una persona contagiata in giro, pure con l'app Immuni. Nel senso, cioè, te le dovresti fare comunque, la gente se le faceva comunque perché era spaventata e c'era magari una sorta di sussidio. Togliendolo ora incidi proprio all'omertà. Però forse allora per quarantena si intende non malato di Covid, cioè, lì c'è la certezza ed è malattia. Siamo in d'accordo. Teoria l'app Immuni se certo, ti dice che tu sei andato in contatto con uno ti dice fatti 14 giorni di quarantena di isolamento. Esatto. Allora esatto. Non c'entrano le vacanze. No, a prescindere dalle vacanze o meno. Top caos, perché penso ci sia un controllo così stretto. Non è che ti arrivano a ditte ti devi quarantenare, quarantena. Io non so come funziona.
francamente. Ah, regà, parla di non andare al lavoro, non è che fa di isolamento diverso da quarantena, significa sta a casa e non andare al lavoro. Prima si poteva prendere una sorta di malattia, come la malattia classica, ora no, a quanto dice l'INPS e Angelo Greco. Isolamento diverso da quarantena. Tipo, è finito il video, finiamolo, ma... Isolamento diverso? Sta dicendo le stesse cose. Sì, lettere diverse, sì, ma concettualmente sono la stessa cosa. Bambino depensante. Rinnova il sub, mi raccomando. Sarete cioè assenti giustificati. Questo significa che quelle due settimane di assenza dal lavoro non ve le paga l'INPS, ma le pagate voi di tasca vostra. Si scopre ora che, con i fondi stanziati dallo Stato, l'Istituto di Previdenza copre le quarantene del 2020, ma non quelle di quest'anno. E il conto è subito fatto. 14 giorni di quarantena sono metà mese di sospensione non retribuita o di aspettativa. E metà mese di assenza significa metà stipendio volato via. Tenendo conto inoltre che non trattandosi più di malattia quei 14 giorni non vengono più calcolati nel periodo di comporto che garantisce il mantenimento del posto di lavoro. Detto in altre parole, almeno in teoria, oltre alla metà dello stipendio si rischia pure il licenziamento per assenza ingiustificata. Ma chi sono i lavoratori a rischio? La normativa sul Covid impone la quarantena con sorveglianza attiva o l'isolamento fiduciario nel proprio domicilio a chi è entrato in contatto con casi confermati di coronavirus oppure ha fatto ingresso in Italia da una delle zone a rischio epidemiologico identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dal Ministero della Salute. Okay. Per questi lavoratori era previsto che la quarantena fosse equiparata ad un periodo di malattia entro certi limiti. Con quello che abbiamo detto noi, test di cazzo! Non dire questo! È esattamente così, cioè un'ingiustizia, perché mo si è aggiunto pure il fatto che uno potrebbe anche perdere il lavoro, quindi abbiamo un'informazione in più ancora più grave. E Ivan che dice, semplicemente è scaduto il fondo economico stanziato. Certo, perché l'INPS è il sistema pensionistico, infatti. Chiaro, non hanno più soldi evidentemente, ma pare che potrebbe sistemare la cosa un altro fondo. Vabbè, però al momento è così. Fonte Il Sole 24 Ore. Grande Ivan, il primo canale di informazione di Twitch Italia. Ivan Greco! Ivan Greco! In miniera! Ivan Greco! Grazie Ivan Greco. Ciao Ivan. Grazie a tutti i sub, ragazzi. E andiamo avanti. Sì, manco un minuto e mezzo. Lo stanziamento dello Stato. Limiti che sono già stati ampiamente raggiunti, visto che coprono soltanto le quarantene del 2020. Il che vuol dire che quelle del 2021, e siamo già a fine agosto, non devono più essere considerate come malattia. C'è qualche modo per evitare la beffa oltre al danno, cioè per non subire i problemi fisici del Covid e quelli materiali del dimezzamento dello stipendio? Le possibilità sarebbero due. Che voi abbiate modo di lavorare in smart working, cioè da casa vostra, affinché possiate essere operativi. Ah, questo è successo a mio fratello. Ah, vedi? Sì, perché mio fratello lavora con l'Ordine dei Cavalieri di Malta, e non ha ancora il vaccino, lo farà a breve, e ha chiesto l'opzione di poter lavorare da casa. E per un per il periodo di attesa del vaccino gliel'hanno concesso, però hanno detto se poi entro un limite non sei vaccinato, non puoi venire più a lavorare. Però non tutte le aziende lo fanno in realtà, quella è a discrezione dell'azienda. Dipende dal lavoro. Soprattutto non tutti i lavori si possono fare smart working, ovviamente. Sta tipo perché mi ha inquadrato? Sapevi che stavo per parlare? Sta tipo angeli e demoni con la spada. Lo sono immaginato così io. Sono dei cavalieri di Malta! Sta collega con Zeb, lo sapevi? Finiamo il film. Tra i cavalieri di Malta. Come se niente o quasi fosse successo. Ma se non potete lavorare a domicilio perché il vostro mestiere non ve lo consente, magari fate il camionista, il fattorino, l'operaio tessile o meccanico, allora dovete augurarvi di avere delle ferie arretrate per coprire il periodo di quarantena. Cioè, devo sprecare le ferie per farmi la quarantena a casa. Come stava di Marco, ho avuto la sfiga di ammalarmi di Covid. Devo anche scammarmi le ferie. Bellissimo. Perché magari devo stare a casa malato, febbricitante. È fantastico. Ma che hai fatto durante le due ferie? Beh, me ne sono prese perché avevo il Covid per non perdere metà del mio stipendio per campare la mia famiglia. Netflix. Bellissimo. Sta
Tra l'altro sì ragazzi, qualcuno ha riscattato i punti rana per scrivere: guardate il trailer di Spider-Man, dopo lo vediamo. Non so perché ci hanno segnalato in mille. L'ho linkato, sai, l'ho messo c'è qualcosa del Goblin, sì, credo. L'ho messo tra i link, l'ho messo tra i link, lo vediamo, ragazzi. Allora. Dopo okay. Lo vediamo. È uscito questa notte. Ma in tanti notte... mi hanno scritto, non so sì, perché. Sì, mi sono sentito male. Ah, l'hai visto tu? Sì, okay. L'ho pure linkato. Ok. Va bene, va bene. Lasciamo perdere, guarda. Lasciamo perdere, Marra, ti sentirei male. Ok. Per due cose diverse, non neanche per una, per due. Del costo sulle aziende, le quali oltre a pagare dovranno risolvere il problema da un punto di vista organizzativo e produttivo. Insomma, il solito pasticcio all'italiana. Speriamo che la legge venga corretta al più presto. Nel frattempo vi do appuntamento su questo stesso canale. Dai, questione spinosa. Quindi cosa avremmo detto di sbagliato? Non ho capito. Nulla. Perché dicevano: guardate il video, coglioni, lo spiega. Abbiamo detto le stesse cose, ma ok. No, vabbè, però a prescindere dobbiamo... C'è gente che ha una sorta di sindrome di Stoccolma per il Covid. Video deciso su YouTube? Assolutamente parleremo di questa cosa. Sono innamorate del Covid e devono quasi difenderlo a spada tratta, come fosse appunto un rapitore di cui si sono innamorati. Okay. Che diceva Gianluca? Vogliamo vedere il trailer di Spider-Man? Qual è? Basta che cerchi Spider-Man No Way Home. No, ma era linkato, l'ho aperto, forse è questo. Vedi un po'. Eccolo. Ah, ma un nuovo film di Spider-Man. Due su tendenze, attenzione, è uscito questa notte. Tu che sei esperto di queste cose, mm-hmm. A livello di continuity, dove si colloca questo film? Allora, questo credo, si colloca ovviamente dopo il secondo Spider-Man e credo dopo gli avvenimenti di Endgame. Dopo, quindi. No, però già il secondo era dopo Endgame. Sai che sto un po' in difficoltà. Perché, non si capisce più un perché cazzo. Perché ci stanno le serie TV che effettivamente non si sa bene dove sono collocate. Allora, sta dopo Loki. Dopo Loki, secondo me, perché dopo Loki è prima del moment. Quindi no, dovrebbe essere praticamente dopo tutto. Ma non era morto Spider-Man? No, era stato sgamato che era Peter Parker. Ok. No, questo qua dovrebbe essere proprio dopo tutto, dovrebbe essere un passo avanti nella storia. Va bene. Io ho visto Vedova Nera l'altro giorno. Perché... Pagato 20 euro su Amazon Prime Video. Minchia. È una merda. Poi quale? Vedova Nera. Ah, Black Widow. Guarda, ti posso dire una cosa. Era bello solamente l'inizio. Bravo. Secondo me. Era partito l'inizio benissimo. È stupendo. Era partito, dico, cazzo, finalmente è un film diverso dalla Marvel. Bello, cupo, titoli di testa, fighi. Poi a stessa monnezza, ne parlerò. No. Ma a me è piaciuto solamente il personaggio del padre. Sì, quello è interessante. E inizio, te posso dire. Interessante perché è un personaggio dolente. Mi è piaciuto abbastanza, però. Vabbè. Mamma mia, che coglione. Ma questo è lo Spider-Man, spoiler. Quello giovine. Questo è Spider-Man dell'MCU. Ok, quindi basta. È lo Spider-Man ENFP, capito Kitano? Andiamo. ENFP. Ah, ENFP. Doctor Strange. Questa è bellissima. Alcuni sostengono che tra i poteri di Parker ci sia la capacità del ragno maschio. Il foto di James Gunn, ragazzi, è un fottutissimo capolavoro. Ci voleva... no. Ok, ma lo devo vedere al cinema sabato io. Ci voleva James Gunn per fare una cosa del genere. Ma infatti ha fatto pure Guardiani dei Galassi. Sai che è? Che te sviluppa la trama sui cattivi in una maniera, secondo me, eccellente. Sì. Ed è difficilissimo. Soprattutto è il continuo del film di David Ayer o il reboot? Allora, secondo me può essere considerato sia un continuo sia un film completamente a parte, perché ha anche ripreso determinate meccaniche del primo e l'ha rifatta in maniera completamente diversa. Anche perché il primo era abbastanza impossibile da proseguire. Il uno primo era abbastanza una cagata, soft reboot. Se ne inventano dei termini tecnici. Sì, sì, perché ha ripreso un po', cioè diciamo rispiega un po' da capo determinate cose e riusa il tutto, cioè il concept della Suicide Squad viene usato come deve essere, non come era nel primo, che era una merda. Quindi è una sorta di reboot, però comunque può considerare dopo il primo. Sì, può essere anche considerato dopo il primo. Lo vedrò, poi James Gunn è un mostro, quindi non ho dubbi. Ma dai. Sì, mio Lord Spider. Possiamo restare qui tutto il giorno? È da pazzi là sotto. Esatto, amici, Spider-Man è di fatto Peter Parker. Senta, non ho ucciso Mysterio. Eh sì, perché nel 2 c'è Mysterio che lo sgama. I droni che sono tuoi. Snitcha Mysterio alla fine del 2. C'è una parte di te che si sente sollevata. Facendo finta che era lui il cattivo. Che vuoi dire? Ora che lo sanno tutti, non devi più nasconderti. Sembra Superman. Mentire alla gente. Sia chiaro, io non ti ho mai voluto mentire.
bruciano. Ma come fai a dire quindi qualcuno che sei Spider-Man? Invece nella Civil War se leva la maschera lui. Ora lo sanno tutti. Si auto... Ma non penso a me. Parecchie persone stanno soffrendo. Grande. Sto pensando a come posso rimediare. Pazzia. La nonna. Aspetta un po'. Peter. A cosa devo il piacere? Mi dispiace disturbarla, signore. Abbiamo salvato mezzo universo insieme. Puoi evitare di chiamarmi signore. Ok. Steven. Suona strano, ma te lo concedo. Bello. Quando Mysterio ha rivelato la mia identità, non la mia vita si è incasinata. Per caso tu potresti fare in modo che non sia mai accaduto? Strange, non lanciare quell'incantesimo. È pericoloso. Bene, non lo farò. Doctor Strange, l'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Spider-Man. Aspetta, tutti! Qualcuno potrebbe ancora saperlo? Non funziona così l'incantesimo. MJ dimenticherà quello che abbiamo passato insieme. Non alterare l'incantesimo! Oh mio Dio, Ned! È il mio migliore amico! Zia May dovrebbe saperlo! Smetti di parlare! Sì, ha fatto pure Sherlock, ragazzi. L'hai lanciato. Abbiamo alterato la stabilità dello spazio-tempo. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Immagine multiversi. Il problema è tentare di vivere due vite diverse. Più lo fai, più diventa pericoloso. Madonna! Il ritorno! E non solo, Marra! Che desideri, Parker? Non solo, Marra! Guarda! Molina? Sì. Greve. Ciao, Peter. Top multiversi, sì. Ritorno del Goblin di Octopus. Attenzione. Si vocifera pure in un ritorno degli altri due Spider-Man e di Electro. Di Spider-Man Amazing 2. Allora, bellissimo. Brividi, perché Molina è un top attore, il personaggio di Doc Ock è iconico. Però, prima domanda. A qualità... Chi dirigerà questo film? Perché a sto punto... Andiamo a vedere, perché a non lo so. A sto punto lo poteva dirigere Raimi direttamente, quindi se mi sporcate... Raimi sta facendo Doctor Strange 2 e io non vedo l'ora che palle esca. Però. Che palle però! Allora, se mi distruggete i film di Raimi, io vi vengo a cercare. Fisicamente. Con la tuta di Spider-Man. Cioè che fanno qualcosa per in qualche modo rovinare quelli precedenti. Cioè mi smicchiano allora. I personaggi, vabbè che sti cazzi, allora, aspetta, quel film rimangono è... così, però che palle. Sai cioè che... dovete toccare le cose più belle mai fatte sui cinefumetti per le vostre porcate, però vabbè. Allora, vedremo. Calcolando... Cioè, mi sembra fanservice, io sono pure contento. Una cosa, secondo me fanservice solo sugli attori, perché secondo me, pure se ci sono i multiversi, so comunque due personaggi diversi, quindi non so i stessi della trilogia di Raimi. Sì, però sì. Secondo me la mossa ci sta pure, dice prendiamo con la scusa dei multiversi attori che hanno già fatto questi personaggi ed è ovvio che c'è un impatto diverso, cioè un cattivo nuovo non avrebbe mai dato tutto quanto hype nella valletta del Goblin, sapendo che c'è quel Goblin con un vestiario completamente diverso, poi se ci fa caso pure Octopus è proprio completamente diverso, cioè alla fine è uguale è l'attore con i bracci se beh vedete. Il problema è il vaccino. Ci sta anche Electro di Jamie Foxx. Il peggior però cattivo mai nato, forse è un altro colore, perché quello era una merda, una merda proprio celeste. La scrittura del personaggio pensa tipo questo sarà tipo giallo, una cosa allora del genere. Cambia, cambia il colore. No, io sono era il problema era il colore di quel personaggio. No, non era il colore. Posso dire per quanto sto in hype, sono preoccupatissimo questo qua. Vabbè, vedremo, sì. Vabbè, un'operazione ovviamente per i fan service a manetta, staremo a vedere. Andiamo avanti. C'era un TikToker di protesta. Quando mi dicono che il vaccino è sicuro e che devo farmelo, credo. Lui cosa dice? Aspetta che... Finite di dire cagate? Greve. Greve, anche Novax. Top Novax. Se lo dice Lele Golli, Top non Novax. Mi fiderei. Quindi qualsiasi Novax adesso rivedrà le sue posizioni. Anche dei speriamo che farà qualcosa di utile. Hai scoperto che i poliziotti americani, quando devono sparare a dei malviventi, hanno ricevuto l'ordine tassativo di sparare prima al bianco e poi al nero. Perché prima il dovere e poi il piacere. Grevissimo. Mazza, è greve fragico, raga. Vabbè, così. Mazza. Un gioco, ragazzi, le battute che famo quando usciamo,
Ma beh, lei, oddio, ma chi è? Non credo. Vaffanculo, va. Non credo. Vabbè, okay. No, siamo noi facciamo le battute sui Teletubbies quando no, io faccio battute molto peggiori, ma non queste battute così. Perché poi manco fa ridere. Allora, è greve magari farlo su internet per un discorso di influenzi i tuoi fan in un pensiero razzista, però raga, veramente. No, è una battuta. No, ma non è neanche quello. Ovviamente che dobbiamo andare un per cazzo. Ma no, ma chi ha detto niente? Ho detto ci sono rimasto, cioè non me l'aspettavo da lui, ma sti cazzi, cioè la battuta, fine. Sai che a me non fa minimamente simpatia, quindi sicuramente è un mio problema. Andiamo avanti, no? Ma cioè, è una battuta potenzialmente divertente, poi dipende pure chi la dice. Come la dice, sì. Poi è greve. Ma a me non fa simpatia lui, no la battuta, quindi sì. Sono anche molto influenzato, vabbè, lo ammetto. Oddio. No. Se fa così sto meme, cioè, non so perché l'ha schiacciato questo. Strano, tragico. Oh no, madonna. Baby, tell me how did you get so. Stare su un ragazzo vi guarderebbe così. Madonna mia. Chiamerebbi la polizia. Sì. Ma come vomitando polizia. In live. Chiamerebbi. Ma che è successo? Che Jody ha vomitato in live? Ha una faccia calmissima, se gli deve essere preso un attacco del botto. Avrà visto un video di Mark Deham. Però è che adesso sto facendo un rewatchone di Breaking Bad. Certo, fa proprio schifo Breaking Bad comunque. Infatti. Ma se te fa così schifo non te lo vedevo. No, vabbè, coraggio. Vabbè, rigurgiti, vabbè, ti pineonati, no? Madonna, ma ha vomitato 40 volte ha addosso. Fatto come si ha fatto? Sì, 40 volte mi ha vomitato. Vabbè, andiamo avanti. Che prova a non sbrattare challenge, Simone. Per vomitare, Simone. Rigurgitino datti. Ma andiamo avanti, vado. Lo però. È ma che adesso dovrebbe rischiare il ban per un rigurgitino involontario. Titolo a caso, proprio. Cioè, il ban per il vomito l'avevo sentito, ma era tipo per un discorso prettamente di modifiche. Nel senso, bevi tanto, te senti male, ban. Mi ricordo tipo una cosa del genere. Ma raga, a proposito dei vaccini. Vaccinarci è un modo semplice di promuovere il bene comune, di prenderci cura gli uni degli altri. Wow! Specialmente dei più vulnerabili. Simo, cos'è? T'ha fatto così tanto ridere il Vabbè, tipo Rubino quando ha fatto Squirtle, quando ha vomitato. Voi ricordate il getto di Rubino? Sapete chi ha pronunciato queste parole? Il Erpava. Erpava. No, mi viene da fare no, è da wow. Grande Papa Francesco. Il Papa che ha detto accendiamo la tele, sentiamo che cosa ha detto il Papa. Spero che il Papa non faccia wow. Stavo a far merenda. Con spirito fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Cioè, grazie al lavoro dei medici abbiamo i mezzi per combattere il Covid. Già sta in speranza per acabar la pandemia, però solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor, no? Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos. Veramente toccante, peccato che non ci ho capito un cazzo. Dice vaccinarsi è un atto di amore, bisogna affidarsi a chi è più competente. Ci sta. Ma dov'è la traduzione? Sopra. Vabbè, sì. Vabbè, il discorso è più vabbè, lungo. Riassunto. Però dice questo, fidatevi dell'autorità, ti fa un discorso serio perché comunque penso sia buono che lui lo faccia considerando pure chi è, cioè certo. Chi sono i fan numero uno sì, del Papa. Sì. Oh, basta, top influencer. Basta una preghiera per distruggere il Covid. Quindi, ti ricordi come
quel filmato di Gesù che abbatte il COVID. Ah, la figata, quella a cartone, sì, tipo con la palla di COVID, sì, che camminava. Quei, sì, supereroi. Sì, sì, mi ricordo. Vabbè, dai, meno male. Vabbè, ci sta, dai, ci sta, ci sta. Questo video dobbiamo vedere, raga. Silvio Berlusconi, come diventare ricco e di successo in 5 mosse, raga. Ma che stiamo scherzando? No, subito! Subito! No, cioè, fatto da Silvio Berlusconi. Sì, sì, l'ha fatto proprio. No! Grande Silvio. Vabbè, sono tutte dritte per la Sdrubalini. Io questo non vedo l'ora. Però ha fatto bene, no? A diciamo, creare qualche lascito. Allora, Marco, questo è per te. Eh sì. Forma i dipendenti. Punto 1. Come fa ad avere tante attività che vanno tutte bene? Cosa vuole che, che le risponde? Che siamo bravi? Ma questo mi pare che sia, che dimostrare. No, è che siamo, direi che ho la fortuna di lavorare in un gruppo particolarissimo, con dei collaboratori formidabili, legati all'entusiasmo per i traguardi che abbiamo, ma anche da una grande amicizia. Un gruppo, direi, in cui spendiamo anche molte forze per formare gli uomini, e quindi d'accordo, Marco, si hanno dei risultati. Lei pensi che l'hanno passato? No, dico, nella Sdrubalini è così. Assolutamente. Siamo amici, ma anche ci si forma. Ci si forma, ci si forma, ci formiamo, si modifica anche, gli atteggiamenti. Anche. Si cambia forma, si muta forma, sì, sì. Sì, sì. Per esempio, per un'azienda, la più giovane nostra, abbiamo fatto 60 giorni di formazione. Io ho condotto direttamente questi 60 giorni rubati alle feste. Riorganizza periodicamente l'azienda. Ma lo sai come dettagliare? Buona, una cosa che abbiamo fatto, tra l'altro. Appena fatto, tra l'altro. Sì. Io stavo per prendermi la laurea anche in ingegneria aziendale. I professori l'hanno saputo e hanno voluto darmi la laurea honoris causa. Ma avevo studiato qualche cosa. Tra queste cose c'è un dogma assoluto che dice: ogni ente creato e condotto da uomini deve avere una riorganizzazione scientifica ogni 10 anni. Noi nelle nostre imprese lo facciamo, ma se tu salti il primo decennio, salti il secondo decennio, la fai al terzo decennio, a 30 anni dalla fondazione dell'azienda, hai dei risultati che sono almeno il 30% di costi in meno, almeno il 15% di produttività. Io penso che con, penso che con l'evoluzione, io sono super interessato. No, pure io penso che con l'evoluzione del mondo gli anni siano anche di meno. Ma 10 anni comunque, è follia. Io avrei detto ognuno ai suoi tempi, sì, forse sì. Quando fondò le varie aziende, sì. Oggi penso 5. Ma neanche, sì. ma che ne so, massimo 3, credo. 3 giorni. A parte di dipende pure dal settore, cioè se stiamo parlando di settore politico alzo le mani. Ma no, stiamo a parlare di aziende, Azienda. Qua si parla di, che ne so, vabbè, la Mediaset. Sì. Cioè, aziende grandi. Pensa solo lui che dice Cribbio, Mr. Obama. Ovviamente non si aziende parla di così grandi e immortali, ci può sta 5-10 anni. Ma non si parla di, diciamo, di cambiamenti piccoli, ovviamente, proprio di riorganizzazione, riformulare completamente da magari zero anche il brand, il goal dell'azienda. Sì, sì. In modo scientifico, quindi è una cosa semplice, certo. Una cosa proprio da far fare un espertone, immagino. Sa se Cerbero sarà ancora vivo tra 10 anni. Scherica. Spero di sì. Età cioè, mancano in sei. Più. I due almeno valgono il 5%, tu hai un'azienda che da così diventa così perché migliora del 50%. Innova. Vabbè, finalmente compriamo questo terreno con questi 30 milioni della pensione di mio padre, Canali iniziò a costruire con il capitale di 30 milioni di lui, la pensione del e poi io cominciai a inventare un modo diverso per vendere le case. Cioè, appena raggiungemmo il secondo piano con la struttura, feci impermeabilizzare tutto il secondo piano e feci completare il primo piano tutti i tipi di appartamenti che c'erano. E in questi tipi di appartamento misi tutto ciò che serve a trasformare un appartamento vuoto in una casa accogliente. Riuscii a prendere con dei mobilieri, avere dei mobili. Ha arredato una casa. I mobilieri. Lui la sta ponendo come un'impresa innovativa, ha arredato una camon, non lo so dove andrà a parare. In esposizione, feci man bassa di tutte le foto di casa mia, delle mie zie, eccetera, eccetera, di tutti gli asciugatoi e costruì. C'erano 4 tipi di appartamento e c'erano 4 tipi di arredi diversi. Cosicché le persone che venivano a visitare la casa avevano subito
la sensazione completa di come poteva venire alla loro casa. Vabbè, a me mi ha rotto pure un po' il cazzo. Comunque, noi saremo meglio di Berlusconi. Saremo noi a fare lezioni a Berlusconi tra 10 anni, quando lui ne avrà 110 e prenderà appunti con il taccuino. Anzi, dal SEO, penso. Secondo me, tra 10 anni Berlusconi ne avrà 30 di anni. Top inizio. Benjamin Button. No, un universo alternativo. Ci inizierà a perdere i capelli. Sì. Sì. Beh, no, stiamo lì lì. Beh, gli devono venire bianchi, deve perdere, deve fare ancora determinate cose. È ufficialmente gol. Sì, lui effettivamente è stato un po' un Benjamin Button. Diventerà un gol ferale, tipo. Quando perde i capelli ufficialmente. Goal. No, ma in realtà è il contrario, perché lui li ha presi con gli anni i capelli. Però c'è una domanda, ragazzi. È particolare. Non so se sia come le macchine, ma a quanti anni un essere umano può essere considerato d'epoca? No, è una domanda seria. È come la Ferrari, non invecchia mai. Sì. Prova a non ridere, Giallo. È antico. Ecco. Ehi, hey, ciao. Prova a non ridere. Concentrazione massimale. Occhio e contatto visivo. Narici. 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 Ho messo tante profondità. Ehi, hey, ciao. Non ci siamo. È troppo forte. Ma questo lo segui, è troppo questo forte. È dopo che Dottor Vendetta è uscito. È finalmente uscito Dottor Benedetto. Sono libero. No, oh, ma chi è? Nel dubbio un followino, penso un che followino? Un CBCR, chi è? Non lo so. Giulia quando... Pippega? Sì. quando porti il peso di essere una delle poche cerberine. E quindi per farti scrivete in chat. Quindi per farti notare come una bella pick me up girl. Grande Giulia. Show us how, look at where you came from, look at you now, Zuckerberg and Gates and busted amateurs. A breve questo TikTok sarà un link. Vabbè. Raga, allora, quante cerberine in chat? Scrivete io. Eccoci, eccoci. Fate pure non voi siamo TikTok. In poche. Brave. Poche cosa ho? Cioè so, ma infatti non so poche. Ma Rubino so è stato dissato da Ornella Zocco. No, ma con quella virale del balletto che la Pazzerello. No. Siamo due tipe strane. Così. Cresciute nelle strade. Ah, con quella capra. Ci fa paura. Sì, 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 ma ricordo, come no. Pazzerello. Pazzerello. Ma distrutto quella canzone. Madonna, distrutto. Era bellissima quella canzone. E io distrutta lei. Io ho dei ricordi vaghi, io mi ricordo. Ricordo tipo uno Skeleton che si muoveva tutto così. Non Skeleton Dance, sì. Quel film della Disney, te lo ricordi? Bello quello, un po' inquietante. Effettivamente sembrava è calzante. Un po' così, vero? Ma sì. Guardiamo. Anzi, a me m'hanno rimosso un dito per violazione. Non so che cazzo ho fatto. Oh mio Dio. Sì, ma non lo so, era un duetto con Ornella Zoccola, come si chiama quella? No! No! No, perché lei si chiama Ornella Zocco 26. Però aspetta, ha detto Zoccola o Ornella Zoccola? Sì, tipo, è romano. Ornella Zoccola. Là, come si chiama? Là, guardi, là. Non so scherzare, non so Francesco serio. Francesco Tavernello. Risentiamo. Non so scherzare, veramente. Risentiamo, perché so io non l'ho capito. Aspetta, no, vedete, io conosco Rubino, magari era una gag, però... Sì. No, però, l'ha detto, beneficio del dubbio. No, certo, ha fatto la gag consapevole di questa possibile cosa per un'eventuale paraculata successiva. È pure un joke del cognome. Sì, sì, ma ci... Stupido. Ma l'abbiamo fatto mille volte anche noi. Sì, lo stavo per fare io, praticamente. No, certo. Un cognome così, del cazzo. Un giochetto. Beh. Chiama quella un po'... No! Cioè, quella simpatica. Sì, ma non lo so, era un duetto con Ornella Zoccola, come si chiama? Quella? No, questo è proprio Zoccola, sì. Non lo so, però... Ha detto proprio Zoccola! Senza ombra di dubbio, porca troia! Secondo me no, perché effettivamente vuoi dire, oh, ma con Simone Santoro là, come esatto, cazzo si chiama? Sì, Santoro là. Poi vabbè, l'ha fatta magari nudamente con quella... Però per fare la gag. Vabbè, lei si è incazzata, che ha fatto? Fai tempo? No! Cioè, quella simpatica. Non è la zoccola. Si così. No, la zoccola. Che zoccola? No! Ma chi ha detto zoccola? Ah, io non ho detto zoccola. No, no. Vedi? Ornella... L'ha appena detto. Ecco. Quella là, hai mai vista quella un po' pagliaccesca? Clip per favore? Cos'è che ha detto Rubino? No. Clip per favore? No, clip! Non lo puoi fare!
Non provare, io non ho detto nulla. No. Era un duetto con Nella Zoccola, come si chiama? Vedi, però... Zoccola. Zoccola, no, zoccola, come si chiama? Allora raga, la pausa nello specifico della lingua. No. Se io dico là, dopo io sono una persona romana, no? E dico Chidano là, ci metto due L. Chidano là, quello là. Lui ha detto zoccola. Avrebbe dovuto dire, per fare la gag, zoccola con due L. È vero. Aguzzate le orecchie, ragazzi. Però secondo me no, perché tra zocco e là c'è una mini pausa che non rende la parola attaccata. Cioè, non c'è una pausa. C'è una piccolissima pausa che spezza la parola. Se micro pausa, c'è una micro pausa, non dice zocco là. Okay, fa zocco là. Analizziamo questa micro pausa. Ok, scarichiamo il file audio, Gianluca. Zocco là. Zocco là. Stiamo veramente discutendo. Zocco là, zocco là. State a dicazzate, ragazzi. Dai, andiamo avanti. Rubino innocente, ma soprattutto per la sua reazione. Vogliamo parlare dell'apporto della signorina che sta lì che non dice nulla, cioè. Perché lei è una povera vittima. Vabbè, ma lei non c'entra niente, lei nemmeno la sto a guardare. Io ce l'ho con Rubino. Ma lì non dice nulla. Lei non esiste per me. Questa è una battaglia. Dirà una parola. La zoccola, come si chiama? Zoccola. Ok. Allora, mo che l'ho risentito, ad onor del vero, è tipo un L e mezzo. Non sono proprio due L proprio precise, zoccola. Perché sembra un mezzo accento sulla, tipo Ornella zoccola. È a metà. Bravo Rubino, io mi complimento con te perché è una bella gag, sì, dai. Si dimostra veramente la tua sagacia linguistica in questa gag. È vero. Ora, oddio, io so per la verità. Secondo me è stata una gang involontaria. Una gang? Una gang involontaria? No, gag, ho detto. Oddio, piccolo lapsus. No, secondo aspetta, me è stata una indietro. Gang involontaria. No, ho detto gang, sì. Rimettiamo un attimo indietro, 0.25. Però c'era la pausa prima della G. C'era la pausa. Quindi era una gang. Secondo me non c'era la pausa. Comunque non è stata... c'era nessuna pausa. No, ma comunque è stata prettamente involontaria. Secondo me non era. Comunque, non pensato. No, sicuro. Rubino che pronuncia la parola zoccola è totalmente randomico e casuale. Non ci ha pensato minimamente alla possibile fraintendimento. Ha trovato nuove Rubino, energie in bagno. Sta dicendo che tu, Rubino, è un deficiente, Gianluca. No! Ma come ti permetti? No! No! Dico che è una persona. No, perché penso che sia una persona profondamente educata verso il gentil sesso. Molto sì. Non direbbe mai zoccola, Rubino. Mai. Ragazzi, è tristissimo quello che è successo a Kabul dei talebani. Comunque io sto giocando a Fortnite perché non me ne frega un cazzo, porco Dio. Tanto sto solo giocando a Fortnite, cazzo me frega, perché non vengono in Italia. Me ne frega un cazzo dei talebani, raga, live su Fortnite a giocare. Vabbè, no. Ragazzi, vabbè, black humor, raga, oggi è pure così. Uno streamer. Oggi no, è così. Pensavo fosse uno così. Grave. 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 Oh, Giù. Oh, dimmi. Ma hai saputo di Luca e Genoveffa? Perché? Che è successo? Si sono lasciati. Greve. Ma che fortuna. Vabbè. Non riesce a non dire. Vabbè, comunque un follow tattico secondo me ci può stare. Quella di prima, l'ho già seguita. Riseguiamola. Vabbè, se lo meritava quel follower. Sì, sì, se lo meritava. Greve. No! A proposito però di... sta bene, eh? Sì. Questo è il mullah o il mullah Omerd, capo dei, vabbè, non lo pronuncio perché ho un po' paura. Padani, Claudio Mazzanti, assessore del PD. Marco! Ma perché mi volete sapere al PD? Che c'entro io col PD? Assessore al PD di Bologna, pensa di far ridere, a me fa solo pena. Ma c'è ragione. Vabbè, meme è bruttissimo comunque. Sì, mullah Omerd, no, merda, ma che è? No. Offende tutti. Poi cioè, capirai questi pure... qua sono proprio acqua fresca per Salvini, Sono proprio degli assist, sì, fare agnellino, cioè, ragazzi, guarda come stupido. Mi stanno dipingendo. Sì. Cioè, così dai le armi a Salvini, cioè sì. Proprio l'idiozia. Vabbè. E fai pure una figura de merda. Ah, sì, de merda. Sì, de homme merda. Sì. Merda. Homme merda. Comunque. Tremendo. Vogliamo vedere il trailer, sì. Cioè il best of Mega Galattico. Allora, intanto un grande ringraziamento a tutti coloro i quali hanno lavorato a questo piccolo capolavoro che ho già visto. Ma c'è una lista, così alla fine ringraziamo c'è la lista, uno a uno. Sì, perfetto, così mi hanno messo paura. E poi questo video mi hanno detto verrà reso pubblico, adesso è non in elenco, per darci l'esclusiva. Quindi andiamo. Top, grandi, dai.
Essere in live. Intanto io sto scomparendomi da faccia tipo Ghostbusters. Sì, io qua c'ho tipo un va bene buco. Così ragazzi attendiamo la pirata. Ragazzi attendiamo un vostro segno, ok? Partita la pubblicità. Ma sei tu a cagare? Io? Sì. Oggi parleremo di cime da rapa. Cioè io sto in fibrillazione. Io non vedevo l'ora. Francesca, sono amministratrice della pagina più odiata, penso. Sì, così. Ho passato dei periodi effettivamente proprio per strada, a vivere sulle scatole di cartone, a svegliarmi in mezzo proprio alla gente che andava, non lo so, a fare la spesa, al lavoro, tornava dalla famiglia a casa. L'ho abbandonato a un certo punto. Non era finito ancora il periodo lavorativo, ma io mi sono rifugiata per una settimana dai miei amici a Roma. Poi è stata la prima volta in cui sono andata in overdose e vabbè, guarda, insomma, ho lasciato proprio stare il lavoro. Quando ballo mi sento libero. Ciò ballo sempre. Sto dicendo che se anche diventassi obeso, accetterei il mio corpo così com'è. E se mettessi un corpo muscoloso, dovresti offenderti comunque, perché sto dicendo che non voglio essere grasso. Chi ha inventato il cinematografo e in che anno? Si tratta di cose che non giustificano assolutamente la sassaiola mediatica che ti è arrivata. Questo voglio dire io. L'uomo che ha capito che su YouTube mancava una figura come la sua. Abbiamo qui con noi l'avvocato Angelo Greco. Eccolo, benvenuto qua. Adesso io vi farò vedere delle immagini, ok? Partiremo dal professore, poi Simone, poi Gianluca. Poi vediamo se dirò anche io le mie cazzatine. E a giro mi dovrete dire che cosa vi evocano queste immagini. Però, come dicevo, io non sono femminista perché rispetto molto il termine femminismo, visto che secondo me esiste la discriminazione di genere. Purtroppo aveva un impegno. Lei doveva venire per la live. Ah, è vero, io ricordo che mi aveva anche detto che c'era, solo che sono stato io a dirle: guarda, la live 1000 non mi pare il caso. Greve, l'avevo invitata io. Ma per far che non c'è? Io le ho detto, guarda, vieni un altro giorno perché abbiamo una cosa di Sonia, poi abbiamo il documentario. No, non ha molto dopo senso. Insieme a Ivan e Rubino. Vabbè, la inviteremo. Vabbè, pensavo di fare magari una live con lei. No, solo ma con era... lei. Vabbè, sì, no, era così per farla rivenire. Ma, sì, no, ma ritornerà presto, per carità. Ok, dai. È vero che molte cose non le fanno fare, ma dipende pure chi cura i programmi. In realtà perché voglio fare l'Hobbit? Per tornare un pochettino indietro. Realizzare significa rendere vero il sogno. Quello che è una speranza, quello che quando siamo bambini, quando siamo piccoli, anche adolescenti, crediamo di poter raggiungere. C'è della morbosità del conduttore, sì, c'è della, diciamo, della perversione del conduttore, sì. Ma di stronzi, è pieno il mondo, li incontri in continuazione nella vita. Domani è ufficialmente il No Stream Day e alle ore 16 chi vorrà potrà collegarsi per 5 minuti andando in live o leggendo il manifesto o dicendo quello che ovviamente vuole. Non compaiono come bot per Twitch e anche per determinati tool, ma hanno al loro interno dei follower, anche se sono canali inattivi,
con false clip, false live totalmente nere, ma hanno all'interno tutti i follower che sono bot. Poi vi spiegherò cosa serve con dei video. Cioè, io leggo testualmente qua, c'è scritto: l'intervista riporta alcune loro idee con espressioni che non devono avere cittadinanza sul nostro giornale. Però penso anche che dobbiamo ricordarci il sunto che tutti siamo persone e che ognuno deve essere pesato per i propri pregi, per i propri difetti e per le azioni che fa, e non quello che sa o non sa fare, perché sennò allora non la finiamo più, perché io so fare delle cose che altri non sanno fare. Vabbè, posso dire adesso... che a prescindere di quello che noi stiamo facendo questa sera, io ho un amore sia per quello che stiamo facendo sia per i miei colleghi. Io non voglio essere un prodotto del mercato. Io voglio che il mercato sia il nostro prodotto. Cerbero Podcast. Cioè, lui, ma stai un po' modificando. No, ma vorrei capire, no, vorrei capire tutti i meccanismi per i quali noi modifichiamo il mercato. Sono degli sconosciuti, credo. Ma che cazzo dice sta balena? Dai, sì. No, sì, no. Che sto guardando un cortometraggio di una balena che canta, cioè, nel senso, che cazzo sta a dire? Cioè, assurdo. Cioè, assurdo. Canta pure, incredibile. Questa ragazza di cui tu sei innamorato, no? Cosa ti piace di lei? I suoi capelli, il suo come sono? Sono lunghi e biondi. E il suo fisico, che non è quelle, come posso dire... È una balena? No, no, no. Che vado a dire? Dai. Che cosa ne pensi dei ragazzi che si sono travestiti da nazisti a Lucca Comics? Non so se hai sentito. Allora, uno è libero di interpretare qualsiasi personaggio perché stiamo in democrazia, non siamo in dittatura. Infatti, democrazia è demo, libertà, Kratos, interpretare personaggi. Siamo in democrazia. Hai una lezione di marketing dal CEO. Allora, il mercato, quando viene visto su porta portese, ok, è quello che secondo me in parte è stato il CERN, cioè un qualcosa che impatta nell'atmosfera gaming. Questo è matto, porco. Cioè, pare che gli ho toccato la mamma. Lipo. Live lo sto modificando in assoluto. È quando prende i colpi, però, sì, attenzione, sì. Che è diverso. È un cane. È un cane. No! Filippo! Filippo! Abbiamo trovato Filippo! Ma questo non è matto, porco! Non vi fidate mai di chi avete davanti. Chi avete davanti, infatti, può fingersi in un modo, può sfacciarsi come una persona, azzardo a dire, perfetta, prova, no? Ma io le cose non le faccio, le cose zozze. Io non sono una magliara, non sono una porca, non sono una ninfomane. Poi vai a scoprire che da quella bocca sono uscite queste parole, ma sono entrati anche fior di piselli. Se voi avete il sub al Cerbero Podcast, siete dei cazzo di geni. Se invece avete l'Amazon Prime, potete diventare dei cazzo di geni senza spendere un cazzo di euro. Pezzo. Come è nato questo dibattito? Perché uno dice, vabbè, due femministe su cosa dovranno dibattere. In realtà è un tema che a me appassiona tantissimo. La esistenza o meno della cultura dello stupro. Era questo il dibattito, no? Beh, io partirei con una considerazione velocissima. Prego. Ogni cultura va rispettata, no? No, Mar, non iniziamo. Vabbè, questo è un discorso generale, no? Cioè, le culture vanno rispettate, giusto? Non sembra d'accordo, Benedetta. No, neanche io. Che poi ci sono pure uscito con Benedetta. Cioè, siamo andati a prendere un caffè insieme. Le ho prestato il libro Odio gli uomini. Simpatica? Molto. 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 L'hai fatto assaggiare un po' della tua cultura? No. No. No.
No, vabbè, lo dico perché effettivamente ha fatto di non entrare in un tunnel oscuro, Davide, che poi no, è difficile ritrovare. Lo volevo dire perché la voglio rinvitare. È successo mesi e mesi fa. Però secondo me qualche altra live si può fare. Perché l'ho pure pagato quel libro di merda, appunto. Almeno lo presto, almeno serve a qualcosa. Cioè, l'ho letto in 3 ore, tipo. Vabbè. Io stavo qua a aspettare che facevi quel verso. Di nuovo no, inquadrato. Guarda, non forse, voglio farmi vedere. Forse ricordo male io, ma non ricordo belle cose di questa ragazza durante questa live. Forse sto no, sbagliando. No, appunto l'ho live. Detto, perché in realtà dal vivo è molto simpatica. Sì, no, ma sembrava comunque una ragazza simpatica, poi che stavamo in disaccordo, questo è. Sì. Poi non c'entra niente la simpatia. No, certo. Che è uscita un po' come mezzo villain, però perché no, a live non l'ho vista, però ricordo, diciamo, le clima, cose dette dopo la live. C'è stato un clima ricordo. Particolare, eh. Vabbè, andiamo avanti. Ricordo solo la della poco parte prima finale. Dei Oscar, mi ricordo, perché ancora dovevamo fare i Oscar. Sì, sì, sì. Vabbè, andiamo avanti. Cosa ne pensate? Me l'hai detto? No, raga, ma veramente mi devo esprimere su quest'ultima frase. Certo. Vabbè, ma è una battuta, cioè. Dai, fate parlare i grandi. Era una battuta. Vabbè, comunque, vabbè. Prego, prego. Qui prego. Qualcuno ha il ciclo. No! Oddio. Vabbè, no, però Simone, così non si può portare avanti. No, no, sto scherzando. No. Sai che no, io sono... Chiedo scusa. Chiedo scusa. No, se rispetto, bianchi, fatto io peggio di me. Allora, ti ricordi quando allarghiamo queste... In periodo era arrabbiata, eri preoccupatissimo. Certo, avere una checca flor arrabbiata contro di te. Porca troia, ma che sei matto? Cioè... Ti fa paura anche. Ma che stai non... scherzando? Io me la tengo buona. Ma che stai scherzando? Comprensibile. Che sei matto? Chiedo no, per fatto peggio di me. Allora, allarghiamo le ste troie. No, mi dissocio. In realtà non ho detto troie, ho detto troie con due i perché era un mio spasmo perché sono... Ok, alcune gag, è assurdo che alcune gag so. Facciano sempre ridere, oh. Ma pure a 3 anni di distanza, come sì, magari sì, cioè il marketing del CEO, questa qua. E poi molte, la maggior parte vanno perdute, come è giusto che sì, sia, però qualcuna si salva. Ma è assurdo, alcune sono proprio immortali, non so perché. Cioè fanno sempre ride, e l'ho viste 1000 volte. Sta a morire. Ne parlavo anche Shai, se non sbaglio, in relazione. Shai sei una merda, ecco. Te l'ho detto. No, io sono. Cioè, Shai sei una merda. Gio Pizzi sei una merda. Vabbè, dai, oh, dai, insulti. Gio Pizzi sei una merda. Dai, Shai, però è bannabile. Però. Io sono preoccupatissimo. Che c'è proprio l'espressione della paura. No, si risolve. Ma uno viene in live e dice: Shai sei una merda. Lui sono d'accordo. Col ditino, goliardino. Sì, vabbè. Scusa. Quindi socio di che per goliardia. Possono dire a merda con un'altra parola? Basta. È un mistificatore. Basta! Fa uno spettacolo questa che si chiama cosa, la mia opposizione ha creato il meme assoluto. Sì. Perché ha cambiato mistificatore, capito? Sì, sì. Peggio. Ma tu spiega. Che stai bello tranquillo. Ma che... spiega che... Peggio Pizzi che stai bello tranquillo. Su quella scrivania e te ne stai tutto così sciallone. No, poteva andare peggio un cazzo. Poteva andare peggio un cazzo. Vendi quei biglietti a teatro. Fai il pienone di qua e di là. Poteva andare peggio. Ho visto un video dove fa salutiamo i Radical Chic di Milano. Si gira, fa il selfie con tutta gente che fa ti commenti da solo. Top argomento. C'ha ragione. Bellissimo. Ti commenti da solo. Adesso sto chiamando l'ospite. Oddio. E ci parlerà Simone. No. Panizio. Oh, ma do cazzo stai? Do cazzo sta questo? Pronto, scusa, ma qui siamo al Cerbero Podcast e stiamo aspettando l'ospite. Arrivo. Non so vedermi. Ah, grazie, ok. Ma che telefono è? Ma che cazzo è? Ma che... Grazie, ciao. Non siamo onnipotenti. Oddio, con chi era? Pronto? Prima live con Chidan. Lo ricordo io. Pronto, chi è? Sì, salve, signor...
Sì, che c'è? Piacere di conoscerla. La stavo... Qua è mutato alla velocità della luce. Sul, con lo... sul cognome, c'avevo perché c'avevi il cognome deck. Nascosto all'epoca. Sì, c'avevo lo Stream Deck e feci col ditino così, perché c'avevo paura che dicesse il cognome. Gianluca Miele, no? Però all'epoca era nascosto il tuo cognome, non l'avevi ancora. No, l'avevo mutato, sì. Tutte le mie espressioni. Ma cazzo hai fatto? Un secondo. Stattando per conto di Tim. Ma a me non me ne frega un cazzo! Ma le sembra il modo? Sì, sto lavorando! A me non me ne frega proprio un cazzo! Ho capito! Ridi un altro po'! Non me ne frega un cazzo, hai capito? Ci pulisco il culo io con la tip! Vai, ma ci pulisco il culo con la team, ma fisicamente con la fibra, proprio misturando proprio con l'ente team, capito? Proprio aggrappo la team, a parte che ora capiamo tutti i problemi. Esatto, perché sono nati da qui, perché ha fatto un report questa. Hanno rintracciato l'IP ed è stato compromesso a vita. No, non ve ne pentirete mai, perché vi accompagnerò. Fate parte del Cerbero e state sicuri, non ve ne pentirete mai, perché vi accompagneremo per 3-4 ore della vostra e noi vi impareremo ad averla. Vi impareremo ad averla. Ma senti come dice averla, fa troppo ride, senti. Eh sì, stavo l'ho super modificato mille volte. Fa così, impareremo ad averla. Senti e noi vi impareremo ad averla. Siamo paragonati a chi ha scoperto l'ascesa nella luna. Chi ha scoperto l'ascesa nella luna? Guardate Ivo, che non crede alle sue orecchie, ai suoi occhi. Guardate Ivo, che cazzo. Ma raga, io non ero in grado di... Allora, già de base sfacciolo, no? Lì non ero proprio in grado di formulare una frase. Non so come ho condotto una live. Ha tipo svelato il terzo segreto dei fati, ma te l'hai mutato. Cioè, dalla posizione sembrava tipo la Madonna. Se ti ricordi, tu non è che hai condotto la live. Tu sei arrivato, no, per fare il discorso e poi te ne sei andato. Ma infatti non l'ho condotta la live. Era divertente. Paragonati a chi ha scoperto l'ascesa nella luna. Che ne pensi dei gusti musicali di Rubino? Norma. Ah, bella. Una merda! Una merda! No. Ma vattene a fanculo! Ma Livio si ascolta i trinchi. Ma che si ascolta Livio il coro da chiesa? No! Che fai solo della batteria quando la batteria non c'è. Sì, sì. Vai a cagare. Che è andato pure contro il batterista della band, Livio. No! Sì. Di la verità, no, vabbè, Rubino è il solito bugiardo, no Livio? Guardate, io ti credo. Livio, io ti credo perfettamente che Rubino è un bugiardone. Io so bugiardo. Non mi mettete sta cosa in bocca perché va incazzato. Dai, io sono stato sempre con Livio, ma che stai a dire? A bugiardo. A bugiardo. Simone. Sono stato sempre con Livio, ma che vuol dire? In tutta la vita accanto a Livio. Ma in realtà, allora, non so dire la verità. Comunque, io questa storia non la sapevo minimamente. Lo scopo era solo far triggerare Rubino. Io non sapevo un cazzo, raga. Non sapevo che era successo, non sapevo niente. Bellissimo. Era proprio volevo far incazzare Rubino. Sì. Prego Livio, ma che stai a dire? A bugiardo. No. Io ho detto semplicemente che ero più bravo io. Ecco, guarda, l'ha detto lui. Oh, l'ha detto adesso, amica di che cazzate. A Gianlu, ma che cazzo? Io dico sempre la verità. Per cazzo. Non trippa quando mi danno del bugiardo. Si è andato. No! Vai Rubino. No! Stessa bacinella, ovviamente. Sì. Tipo, non me lo bevo! No, ma se lo beve il zio, no, non buttarlo! Non lo bevo! Wendigo! Il Wendigo! Dove eravamo rimasti, ragazzi? Sub gratuito. Amazon Prime. Scegliete il Cerbero. Perché siamo il vostro cazzo di futuro. Grazie. Riprendo il mio drink che poi lo riposo un lì. Applauso in chat, grazie. E poi devo no, poi basta, grazie. Grazie. Su Twitch io devo poi vedere su Twitch. Avevi chiuso la grande. Basta. Vabbè, non entro in merito. Al ban quello che succede perché non so. Vorrei dire due cose. In primis a chi ha scritto e sottoscritto è contento.
è una grande cazzata. C'è chi lo fa per lavoro e quindi il ban equivale ad un licenziamento. E determinate cose non le condivido, l'ho sempre detto, cioè. Ma da qua a passare al fatto di godere per il ban, ce la passa un abisso. Stanno infangando il mio nome, il mio lavoro, nome? I miei clienti, tutto senza che io abbia fatto nulla. Stanno isticando odio verso la mia persona, verso il mio lavoro. Sto combattendo da solo contro tutti. Ah, non abbiamo discusso. B, non abbiamo litigato. C, non vi ho nominato. D, non vi ho cagato. Sì. Che cazzo di trasmissione è? Prendere in giro altra gente? Dire che a Napoli ci sono le scimmie. Che cazzo di roba è? No? Se non mi fai parlare, voi siete dei... Non dico dei bulletti. Scusa. Sì, se fate così, sì. Io all'epoca mi sono permesso di dire che per me sei un arrampicatore sociale. Sì, mi hai chiesto scusa, io ho apprezzato. Me ne sono amaramente pentito. Sono stufo di te. Vabbè, regà, là, Me ne sono amaramente pentito. Okay. È montato troppo bene. È la verità. Zoom sotto che scende. È la verità. Ci hai chiesto scusa, me ne sono amaramente pentito. È la verità. Top hype. Top verità, ragazzi, non me ne pento minimamente. Il tuo atteggiamento spocchioso, arrogante ed ignorante. Stoppi a batterete, sono qui contro tutto e tutti, sempre. E le persone prima o poi la verità la capiranno. Come quando Thanos si rende conto che Iron Man gliel'ha messo in culo con le gemme dell'infinito e si dissolve nell'oblio! Salve, la ragazza degli screen. Oh mio Dio! Porco chi... Adesso però non bruciano, ma fanno codice. Non è un pensiero lucido su qualcosa di originale che vuoi portare? Quindi, Anche, scusi. Questo è quello che hai detto tu. Adesso voglio i tuoi dati, ti voglio querelare. Mi ha appena chiamato tu qua. Quereli sto cazzo! È bellissimo. Benvenuti, signore e signori, al Cerbero Oscar 2021! Emozionante, piena di spettacolo, piena di ospiti, piena di adrenalina e soprattutto piena di premiazioni. Mettetevi comodi in poltrona perché è il momento del cantante più forte di Twitch Italia. Siamo insieme! È bello averti qui! Tra le mie braccia, amore, il dolore le prove, è bello averti qui, amore. Tutti dai cavi! Io ne so quanto bello, ma che dolore che c'è. Mamma mia, regà. Il nazista, voi ricordate? Bravo, prima parte, il nazista e PGN. Allora, il nazista, parte, leggiamo regà, bene, storico. Leggiamo bene. Produttore esecutivo PGN. Montatori, il nazista e PGN. Il nazista, voi ricordate? Sì. Venne anche fisicamente. Come no, mi ricordo. Nella live Oscar. Gli Oscar. No, ma sai che mi sa che era tipo Radio Boomer? No, gli Oscar. Sì, era gli Oscar, avevo confuso. Due ore, seconda parte Jerry Biscotti, terza parte più Boscar PGN, ringraziamenti, le vignette del Cebro per averci permesso di utilizzare i suoi post per la intro. Devo, Marco e Lod TI per averci dato una mano per la scelta delle clip. Bravissimi ragazzi. Tutti ragazzi, un lavoro eccellente. A parte finale, eccellente, 10 su 10, stupendo. Ma grandi tecnici. Mi è piaciuto tanto come hanno utilizzato pure Liccardo. Sì. Diverso da come l'ho fatto io, cioè hanno messo la live dove avevamo reagito con le sue frasi. Sì, le sue veramente accuse, come no? Un cattivo supereroistico, bello, no? Bello, sì. La verità, il vibe era quello. Si scoprirà la verità. E hanno messo anche la citazione di Ivan agli esatto, Avengers, quindi esatto. È perfetto. Bellissimo. Ci vediamo stasera alle 21. Si dissolve nell'oblio e poi c'è la sublimazione. Ci vediamo stasera alle 21 per il continuo di una live. No, stasera c'è una live, regà. Assurda proprio, assurda. Il continuo dell'ultima live più bella che abbiamo fatto. Esatto. Questa poi, sera sarà l'inferno, ragazzi. Domani alle 15, Giulia Pastorella con un ragazzo che in realtà è già venuto ospite, poi vedrete, presente al rave di cui si è tanto discusso, quindi ne parleremo approfonditamente. E venerdì alle ore 21, Andrea del 1988. Andrea del... E chi è? Andrea del Negro. Come no, il cognome. A Cerbero Bo. Ma
Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, popo popo. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno.